Benvenuti da Mac 21 nella presentazione del masterclass dedicato a 3ds Max 2014, intitolato Mental Ray Subscription. Questa nuova collezione di videocorsi dedicati a Mental Ray introduce la possibilità di visualizzare ad un costo contenuto con le opzioni di abbonamento subscriptions denominate Star Force, di cui troverete tutti i dettagli all'interno della descrizione del sito che si occupa della distribuzione, di accedere a tutte le lezioni presenti per Mental Ray. Stiamo parlando di 41 ore, 365 lezioni per tutti i parametri relativi al render, illuminazione, materiali, materiale Arc and Design, materiali Autodesk, render element avanzato, uno dei pochi corsi che tratta in dettaglio il render element non soltanto come i render element classici, quindi diffuse eccetera, ma i render element dei materiali Arc Design che sono molto più avanzati, car design, quindi tutti i materiali car paint, interior design, quindi degli esercizi pratici, ed exterior design. Vediamo che cosa troveremo all'interno di questo masterclass con una breve presentazione, perché le lezioni sono tantissime, gli argomenti anche, quindi è impossibile fare una panoramica dettagliata di tutte le lezioni, ma vedremo insieme attraverso l'indice allegato, che è un indice PDF che troverete direttamente nella soluzione, che cosa è stato inserito. Nella prima parte dell'indice troveremo una descrizione di questi 8 capitoli con la possibilità di visualizzare che cosa sono stati inseriti come argomenti in un unico player di visualizzazione. Infatti questi nuovi player hanno delle schede che vi daranno la possibilità di analizzare in dettaglio e passando da un capitolo all'altro tutte le lezioni contenute all'interno di questo capitolo. Nel primo capitolo parleremo delle upgrade novità che sono state inserite nell'ultima release di 3ds Max, quindi chi conosce già Mental Ray può già visualizzare queste novità. Chi non conosce Mental Ray può invece partire, per quanto riguarda l'analisi del render, come render base, dove sono analizzate in dettaglio tutte le impostazioni di render che sono visualizzabili direttamente all'interno di questa area. Nell'area infatti di illuminazione globale, i parametri di render e i parametri per quanto riguarda l'area comune. Sono moltissime lezioni perché gli argomenti sono moltissimi. Ed per ogni capitolo che noi troviamo abbiamo tutta una serie di file. Qui infatti abbiamo il primo capitolo che sono le novità, dove ci saranno tutta una serie di elementi che hanno prevalente carattere architettonico, però abbiamo anche del carattere ad esempio di argomenti riguardanti il car design, quindi faremo anche analisi di car design, faremo analisi di interni ed esterni all'interno di questo masterclass. Ogni file che è stato direttamente allegato ci darà la possibilità infatti di analizzare tutti gli elementi. Qui ad esempio abbiamo delle lezioni che sono lezioni più teoriche sull'utilizzo di quelli che sono tutti i parametri di render con delle impostazioni che sono molto adatte a quello che è un comparto didattico per spiegarvi in dettaglio tutti gli elementi riguardanti ad esempio alla illuminazione globale. Stiamo parlando quindi del render base. Se noi scorriamo nella parte sottostante dell'indice troveremo quelle che sono le argomentazioni univoche delle lezioni che troveremo all'interno del player di esecuzione, questo è render upgrade novità, mentre nel secondo capitolo vedremo il render base, quindi avremo tutta l'analisi dettagliata, ad esempio, del gamma, del sample quality, spazio contrast, qualità, opzioni. Se osserviamo e scorriamo l'elenco delle lezioni che sono presenti all'interno del secondo capitolo, quindi del render base, vediamo che abbiamo una quantità molto importante già in 2 capitoli, perché abbiamo già 71 lezioni. In queste 71 lezioni parleremo ad esempio anche delle caustiche. Questo vuol dire che faremo anche analisi di
di scene dove si possono utilizzare ad esempio le caustiche, ad esempio qui con le ombre colorate, o qui avremo una scena finale delle caustiche. Quindi quando faremo render vedremo delle immagini molto interessanti. Sono inserite sia i file di esempio sia i render finali, quindi si possono anche visualizzare i render finali all'interno delle immagini che sono inserite direttamente qui dentro, e sono stati tutti aggiornati i file di 3ds Max alla Release 2014. Come ho detto precedentemente, ci sono tantissime tipologie di scene. Questo è un altro tipo di scena, che siamo all'esterno di una città, come ci sono altri tipi di veicoli che sono stati inseriti all'interno di questo tipo di masterclass. Qui ne vediamo un altro. Per studiare tutte le casistiche, ad esempio gli effetti di movimento e di sfocatura di movimento degli oggetti durante il render. Questo su un tipo di veicolo come un'auto, o anche un tipo di veicolo che potrebbe essere un aeroplano presente all'interno, diciamo, della simulazione. Se osserviamo nella terza parte, abbiamo un'area interessante che viene denominata illuminazione. All'interno dell'area di illuminazione noi studieremo tutte le possibilità di illuminazione che sono offerte all'interno di Mental Ray. Questo significa che abbiamo delle scene, ad esempio questa scena di esterni, che è una scena molto adatta allo studio della illuminazione, dove faremo utilizzo di quelli che sono i sistemi di illuminazione contenuti all'interno della scena. Quindi noi vedremo come si inseriscono questi sistemi di illuminazione, che possono essere dei sistemi di illuminazione come ad esempio dei sistemi con sole e con sky, e analizzeremo tutti questi parametri. Una cosa molto importante, avremo un'analisi dettagliata dei sistemi dello sky. Questi sistemi di Sky fanno molto la differenza. Una volta compreso questo tipo di sistema di Sky, voi sarete in grado di replicare fedelmente quello che è un render fotografico, perché questo è proprio un tipo di illuminazione molto realistica. Faremo infatti anche riferimento all'interno di questo masterclass di quello che è la gestione all'interno del controllo di esposizione. Infatti noi avremo la possibilità di gestire un controllo di esposizione direttamente all'interno di questa area. Con questo controllo di esposizione noi analizzeremo tutte le opzioni come in una reale macchina fotografica, come analizzeremo tutte le mappe, che sono le mappe Sky, che replicano il cielo all'interno di questa macchina fotografica. E inoltre, essendo un masterclass veramente completo, non parleremo soltanto di una scena che può essere ad esempio una scena di esterni, ma cominceremo a parlare di una scena di interni. Una scena di interni dove analizzeremo quelle che sono le capacità di colorare con una temperatura delle luci una scena di questo tipo, che sarà una scena che ci accompagnerà in un percorso abbastanza importante, perché una volta comprese tutte le possibilità di illuminazione, sarà parte del quarto capitolo, dove noi faremo proprio una introduzione di quelli che sono i materiali, ad esempio l'introduzione dei materiali Arc Design. L'introduzione dei materiali Arc Design ci darà la possibilità di capire come si costruiscono i materiali che sono, diciamo, un po' i materiali principi all'interno di Mental Ray. Infatti, quello che noi vediamo adesso è l'utilizzo dello Slate Materials, che utilizzeremo insieme, come utilizzeremo il Material Editor, che è un altro tipo di visualizzazione dei materiali. In questa parte, che è la parte relativa alle aree del materiale Arc Design, che sono queste zone, noi analizzeremo in dettaglio tutte le impostazioni dei materiali Arc Design. Questo vuol dire che avrete la possibilità poi di creare qualsiasi tipo di materiale, che sia materiale vetroso o un materiale, ad esempio, per quanto riguarda i metalli, il legno, eccetera, con una padronanza al 100%. Questa è una base molto importante, perché va ad analizzare tutti questi elementi che sono presenti, ed è un materiale molto sofisticato, perché ha delle aree anche molto avanzate, ma vale la pena di approfondire proprio questo argomento, perché
È un tipo di materiale che utilizzerete anche su motori di render come Iray, che è stato integrato in 3ds Max da alcune release. Quindi con questo tipo di capitolo, che è relativo, come vedete, a tutte le possibilità, qui si parla ad esempio di rifrazione e riflessione, questo vuol dire che parleremo ad esempio della possibilità di creare dei materiali vetrosi che sono veramente realistici all'interno del render. E avremo la possibilità di creare ad esempio dei materiali che hanno un effetto di mappa multipla, perché utilizzeremo anche degli argomenti di questo tipo. Qui avremo un vegetale, vediamo come si può costruire un vegetale con tutte queste foglie, con delle mappe molto avanzate per creare della casualità all'interno della colorazione e della riflessione dell'oggetto stesso in presenza, diciamo, di elementi che sono molti all'interno della scena. Come vedete, è un corso molto importante. Una volta che voi avrete introdotto nella vostra conoscenza il materiale React Design, avrete la possibilità, già sapendo che cos'è il render, l'illuminazione, il materiale React Design e le opzioni, diciamo, di novità già visualizzate precedentemente, avrete la possibilità di affrontare in modo professionale una scena di interior design. La scena di interior design è stata studiata proprio nel processo di acquisizione delle informazioni in modo coerente con tutte le notizie che avete appreso precedentemente e si partirà da una scena che è completamente, come dire, vuota dal punto di vista di assegnazione dei materiali. Qui infatti abbiamo una scena di interior design. Questo tipo di scena di interior design, vedete che rappresenta un interno. Questo interno ha una serie di materiali che noi costruiremo e ci darà anche la possibilità di vedere come le luci si relazionano a questi tipi di materiali. E poi faremo anche diversi tipi di simulazione. Questo significa che noi faremo una comparazione, ad esempio, tra illuminazione diretta ed illuminazione globale e avremo tutta una serie di file, che sono poi dei file che ci accompagneranno al nostro successo della creazione della scena finale, dove ci saranno delle immagini interessanti. Magari ne vediamo una, Render View Image File, immagini. Qui vedete che abbiamo tutta la storia, si parte da quella che è una scena, come dire, neutra, per arrivare, Render View Image File, a una scena un pochino più importante. Ok? Poi ci saranno anche dei render con delle dimensioni un pochino più importanti di questa. Però vedete che studieremo quella che è tra l'illuminazione, i materiali, come si comportano, come si relazionano tra luci provenienti dall'esterno, però anche luci artificiali che sono quelle che vediamo rappresentate, ad esempio, su questa parte dove ci sono gli oggetti. Se proseguiamo con l'analisi degli argomenti, troviamo un ulteriore capitolo che viene denominato i materiali Autodesk. I materiali Autodesk sono stati inseriti per aiutare chi si occupa prevalentemente di architettura nella creazione di materiali senza dover entrare nello specifico e nella conoscenza di tutte le impostazioni avanzate come ad esempio i materiali Arc Design, quindi per una consultazione molto più veloce. Il vantaggio dei materiali Autodesk è che ci sono delle librerie, all'interno troverete tutta una serie di render già pronti per avere circa 1195 varianti. E con queste varianti voi potrete assegnare i materiali senza dover preoccuparvi di costruire ad esempio un pavimento con un legno fatto in un certo modo, eccetera. Quindi per chi vuole lavorare un po' più velocemente. Chiaramente ogni cosa ha i pro e i contro, nel senso che conoscere un materiale nel dettaglio come i materiali Arc Design ci dà la possibilità di affrontare tantissime casistiche, di ottimizzare la scena anche per quanto riguarda il tempo del render. I materiali Autodesk chiaramente sono impostati per avere una buona qualità, giustamente essendo preimpostati, ci danno la possibilità di avere un risultato che però non può essere ottimizzato come tempi, come materiale Arc Design. Ciò non toglie che,
chi ha già la conoscenza, ad esempio, dei materiali ArchiDesign, può entrare all'interno delle opzioni anche di un materiale che è un materiale Autodesk ed impostare a piacere tutti i parametri in modo da ottimizzare quelle che sono, ad esempio, le tempistiche del render. Quindi si possono anche modificare alcuni parametri che sono stati inseriti. Inoltre, questo tipo di materiale è un materiale che è un materiale prevalentemente di utilizzo architettonico. Questo significa che all'interno del masterclass noi avremo tutta una serie di casistiche di analisi, ad esempio della riflessione, anche qui self-illumination, il bump, l'effetto di rilievo, eccetera. E poi vedremo in dettaglio tutte le possibilità di materiali che possono essere utilizzati, ad esempio la ceramica, il cemento, l'amazonite, il legno e così via. Quindi vuol dire che su ogni tipologia di render che faremo con un tipo di scena abbastanza semplice all'inizio per studiare quali sono le proprietà del materiale, quindi fare dei render veloci insieme, ne vedremo tutte le opzioni. Anche qui ci saranno tantissime immagini che saranno legate direttamente all'interno di questo masterclass, che vi daranno la possibilità di capire, ad esempio, qual è il tipo di riflessione presente su un vetro come questo, o il tipo, ad esempio, di materiale. Adesso abbiamo aperto la scena del legno, un tipo di legno renderizzato in questo modo. Quindi su tutte le scene poi noi abbiamo tutti i tipi di render che sono già stati eseguiti. All'interno di questo masterclass è presente anche però una scena, diciamo, un pochino più complessa, che è la scena che abbiamo visto precedentemente, dove noi possiamo inserire già questi materiali e cominciare a fare dei test su un tipo di scena che è stata utilizzata proprio per vagliare quelle che sono le caratteristiche di illuminazione e acquisizione dei materiali all'interno della scena Autodesk. Quindi vediamo che all'interno di questo masterclass, ad esempio, noi possiamo realizzare già una scena di questo tipo, o possiamo visualizzare anche una scena leggermente diversa dove avremo una piscina. All'interno di questa piscina vedremo tutte le possibilità di creazione dell'acqua, delle riflessioni con i materiali che sono già preimpostati. Quindi noi non dovremo fare altro che impostare correttamente un tipo di liquido, ad esempio per quanto riguarda i fiumi, per quanto riguarda l'oceano, per avere un risultato completamente diverso, e questo proprio pensato per chi si occupa di architettura, perché qui è sufficiente impostare una serie di materiali diversi per avere un risultato completamente diverso. Questo materiale è un materiale che non è trasparente ma riflettente, questo materiale che invece è riflettente e trasparente ad un altro tipo di colorazione. Come già anticipato, non posso farvi vedere chiaramente tutte le scene, ma possiamo vedere qualche tipo di esempio. All'interno del settimo capitolo noi parleremo di car design. Questo è un capitolo dedicato a chi si occupa di car design, ma anche a chi si occupa di integrazione con l'ambiente fotografico. Questo vuol dire che per chi si occupa di architettura sarà interessante sapere come uno scatto fotografico può essere integrato all'interno di Mental Ray per inserire ad esempio degli altri edifici e per ricevere le ombre sulla fotografia. Infatti quello che vediamo qua è un'auto e poi abbiamo la pavimentazione. Questa pavimentazione riceve correttamente le ombre dell'auto anche se effettivamente non è stato costruito una strada. Abbiamo un piano che riceve le ombre le proietta direttamente sulla fotografia. Infatti, potremo vedere nei render disponibili con tutta una serie di test per quanto riguarda il materiale che vi mostrerò tra poco, come sia molto facile integrare questo tipo di ombre direttamente sull'asfalto in relazione alla presenza di un oggetto tridimensionale che è questo. In questo corso noi studieremo il materiale CarPaint. Questo materiale CarPaint sarà un materiale che è stato
creato appositamente per lavorare all'interno di Mentarray ed è stato creato per simulare proprio le vernici delle auto. Noi studieremo tutti questi elementi che rappresentano la superficie di diffusione del nostro materiale, quindi il colore. È un materiale sofisticato perché ha tantissimi livelli di controllo, come la parte dell'area metallizzata, la parte per quanto riguarda la riflessione, la reflectivity, lo sporco e elementi avanzati del materiale. In questi masterclass non ci saranno argomentazioni per quanto riguarda il materiale tralasciato, quindi vuol dire che quando parleremo di Carpaint analizzeremo tutti questi elementi. Quando parleremo ad esempio dei materiali che sono i materiali Autodesk che abbiamo visto precedentemente, parleremo di tutte le impostazioni presenti all'interno ad esempio di un materiale Autodesk, quindi vedremo tutto questo tipo di impostazioni come un materiale Autodesk generico, quindi faremo tutta l'analisi del materiale Autodesk generico, come faremo tutta l'analisi delle librerie che sono inserite all'interno dei materiali Autodesk. Sono queste librerie che vediamo qua, quindi basta poi espandere le librerie e noi faremo tutta un'analisi di quello che è contenuto in questi materiali che sono indicati per architettura. Come finisce questo masterclass? Questo masterclass finisce con un capitolo molto interessante che è difficile trovare all'interno della rete perché sono argomenti molto avanzati e per questo ho lasciato l'argomento, diciamo, alla fine del masterclass. In questi argomenti molto avanzati noi studieremo dei controlli di esposizione che sono dei controlli di esposizione diversi. Questo significa che io potrò creare un tipo di render completamente differente all'interno di 3ds Max con la presenza di un tipo di controllo di esposizione. In questo momento vedete io ho fatto un render in pochissimi secondi, ma perché ho inserito una serie, diciamo, di trucchetti che ci danno la possibilità però di variare il controllo di esposizione di questo tipo di immagine direttamente all'interno di Mentarray, come se io fossi all'interno di un programma di fotoritocco come ad esempio Photoshop. Quindi io posso estendere i controlli che sono presenti all'interno di Mentarray anche se la scena in questo caso è una scena vuota. L'immagine che abbiamo visto sarà un'immagine che troveremo anche successivamente, come avremo la possibilità di giocare anche che con altri tipi di oggetti. Questo tipo di oggetto è una sedia, quindi avremo anche altri elementi che voi potrete utilizzare nei vostri progetti e ci darà la possibilità di utilizzare dei parametri avanzati per quanto riguarda Mentarray all'interno delle opzioni di render, che sono le aree di processing, quindi parleremo dei render pass, dei translation option, di tutte queste zone che quindi andranno a completare tutta l'analisi delle opzioni di Mentarray. Una cosa molto importante in questo ultimo masterclass che potete trovare denominato come Render Element è la possibilità di fare un render di interni, quindi un render sofisticato, in relazione ai Render Element. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che su questo tipo di scena che io vi mostro ci sono tutta una serie di render element che nella presentazione per motivi di copyright non posso mostrarvi, ma che troverete all'interno chiaramente del corso perché sono stati strutturati e analizzati in dettaglio. Troveremo tutte le impostazioni per quanto riguarda i materiali ArcDesign e i render element. Questo ci dà la possibilità, come vedete, qui abbiamo i render element interno, render element rover, gli output, i depth e così via, ci danno la possibilità di costruire un tipo di render e modificare questo tipo di render all'interno di un programma di fotoritocco. Questo significa che io non devo fare più render, avrò tutta la serie di livelli presenti all'interno del programma di fotoritocco che vedrete nel corso, dove io potrò modificare ad esempio la trasparenza dei vetri, modificare il tipo di riflettività del pavimento, la colorazione delle poltrone e così via. Questo vuol dire che il render poi lo faccio in tempo reale direttamente all'interno del programma di fotoritocco e modifico quello che voglio. Questa è una cosa che
molto difficilmente troverete in altri corsi perché è un argomento abbastanza ostico da affrontare. Non mi resta che salutarvi, come sempre. Io vi ringrazio per aver visualizzato questa presentazione un po' lunga e vi aspetto per il Mentarray Subscription. Saluti da Marco 21.